Sono passate da poco le 18:30 quando in via Modena, a San Cipriano d'Aversa, provincia di Caserta, Mario Capoluongo, 74 anni, un passato da muratore, si reca nell'abitazione del fratello Antonio, di 65 anni, e uccide questi e la figlia Ersilia, di 47, a colpi di fucile. In preda alla disperazione, l'anziano si sarebbe seduto su di una sedia e, rivolgendo l'arma contro se stesso, avrebbe posto fine alla sua vita. In strada il sangue e la coppola di Antonio, il cui assassinio sarebbe avvenuto in un cortile esterno alla casa. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato facente capo alla questura di Caserta e i militari dell'Arma dei Carabinieri. L'intero paese è sgomento. Il sindaco Vincenzo Caterino ha espresso il proprio cordoglio parlando, come quasi tutti i vicini di casa, di una famiglia notoriamente tranquilla. In un primo momento, tra le varie ipotesi ricostruttive, si era pensato a una violenta lite scatenatasi tra le mura di casa, ma a quanto pare il dato non è confermato. Sul banco delle indagini, però, è al vaglio la possibilità che tra Mario e Antonio ci fossero dissapori legati ad un'eredità consistente nell'edificio di due piani di via Modena dove è avvenuto il crimine.